Un progetto a sostegno delle municipalità curde di Siria e Iraq è stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo nell'ambito del più ampio programma di cooperazione internazionale Municipi Senza Frontiere, promosso dall'ANCI. Per 2 giorni i lavoratori specializzati dell'azienda ABC hanno attuato un percorso di formazione e di affiancamento tecnico sulla gestione dell'acqua. Mettere a disposizione saperi, conoscenze di comunità, come in questo caso, comunità in difficoltà, poi su un tema così importante come lo è per noi, lo è per l'intero pianeta, vale a dire garantire l'accesso all'acqua sull'intero pianeta, ci sembra aver fatto qualcosa davvero di notevole. I cittadini che abitano il pianeta non considerano questo una merce e spesso i loro governanti tendono a considerare questo una merce perché, come è noto, è considerato come dire l'oro del futuro, insomma l'investimento sul quale grandi multinazionali stanno facendo grandi operazioni speculative. Quello che abbiamo imparato come azienda ABC in questi anni lo consideriamo essere un patrimonio non esclusivamente di proprietà della nostra città e della nostra azienda. Nell'ambito del progetto, una delegazione di rappresentanti siriani è arrivata a Napoli. L'importanza di questo progetto, secondo il mio punto di vista, l'evoluzione delle tecniche del mio paese e la continuità di una collaborazione con l'Italia, uno scambio di informazioni. L'istifada min al mashakil allati marrat biha baladiyat Italia wa adam tatbiqa anna bi shamal Suria. Approfittare delle problematiche che magari ha già vissuto l'Italia e così possiamo anche applicare le soluzioni nel nord della Siria. L'idafa ila istifada min tiqaniyat al mawjuda fi baladiyat Italia wa fi majal al miyah aidan. In più magari approfittare della strumentalizzazione e delle tecniche che si trovano in Italia riguardo la distribuzione dell'acqua soprattutto. حسب الاختبارات اللي بالنسبة لليوم اللي هو الدرس عن المياه كان معنا مهندسين مختصين بأمور المياه من ناحية التجارب والاستفادة. حسب In funzione delle tecniche acquisite, per esempio oggi erano le tecniche riguardo le acquedotte e la distribuzione dell'acqua. راح يحاولوا يطبقوا لأنه سابقا عندنا قاعدة لهالأمور بالمياه كانت أو بغيرها. Sarebbe un augurio di applicare tutte queste tecniche anche nel nostro paese. C'è già una base della stessa distribuzione dell'acqua nel nostro paese. فتطبيقها راح يكون بواسطة هالمهندسين وباستمرار هاي العلاقة لنقدر نحقق شيء. Approfittare di queste tecniche sarebbe riguardo l'applicazione dalla parte dei tecnici e anche con una continuità di scambio fra i due paesi.